In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria sede sapientie, ora pro nobis. Ritorniamo, fratelli carissimi, sull'argomento della Santa Messa e oggi vorrei soffermarmi sul rapporto che c'è tra il sacerdote e nostro Signore Gesù Cristo all'interno della Santa Messa. Se abbiamo detto che la messa non è altro che il sacrificio stesso della croce, allora come la mettiamo che abbiamo sia il sacerdote eterno che è Gesù, sia il sacerdote umano che compartecipano nella stessa celebrazione? Quale relazione c'è tra i due? Ecco, c'è un piccolo esempio che ci può aiutare a capire qual è questo rapporto, questa relazione. Poniamo il caso che ci sia un papà che mette nelle mani del suo bambino alcune monete per fare l'elemosina a un povero, diciamo. Ecco, quel bambino va dal povero effettivamente e gli dà questi soldi, queste monete. Allora vedete che chi è che offre queste monete? Poniamoci questa domanda. Colui che le offre è soprattutto il papà. Il papà è l'offerente principale, quindi c'è un offerente principale. Il bambino è offerente secondario. Il papà mette tutte le sue intenzioni, tutto il suo sentimento di carità verso quella persona, mette la decisione, anche l'idea di fare l'elemosina. Il bambino partecipa di questa azione, quindi è offerente secondario. Così anche nella messa dobbiamo distinguere un offerente principale che è il sommo sacerdote, nostro Signore Gesù Cristo, sempre presente nella celebrazione, anche se invisibile, l'offerente secondario è il ministro sacro. E che cosa avviene? Avviene che nostro Signore mette nelle mani della Chiesa, la sua sposa, mette l'offerta da presentare al Padre. Il rito della Santa Messa, il sacrificio della croce. Avviene questo. E la sposa, obbedendo alle disposizioni di Gesù, fa questa offerta al Padre. È Gesù stesso che nell'ultima cena ha detto agli apostoli: fate questo in memoria di me. Ripetete quindi questo rito. E la Chiesa lo fa. D'altronde, ecco, a celebrare quindi l'Eucarestia è coinvolta tutta quanta la Chiesa, è coinvolta tutta la Chiesa, anche perché la Chiesa è il corpo mistico di Cristo. Formiamo insieme a Cristo un solo corpo di cui Lui è il capo. Siamo legati assieme dalla vita divina che abbiamo ricevuto nel battesimo e quindi tutta la Chiesa offre questa offerta, ma la offre attraverso la figura, la persona dei suoi ministri, chiamati da Dio, eletti da Dio e consacrati con il sacramento dell'ordine. Ecco, attraverso i ministri fa questa offerta al Padre. Pertanto il ministro il ministro sacro, il sacerdote umano, per intenderci, nella celebrazione della messa, rappresenta Gesù da una parte, il sommo sacerdote invisibile, ma rappresenta anche tutta la Chiesa che attraverso di lui offre al Padre quell'offerta che Gesù ha messo nelle sue mani. Quindi quell'esempio che vi ho fatto all'inizio mi sembra che sia abbastanza chiaro per farci capire. Allora, Gesù è rappresentato dal sacerdote, perché
Per il suo aspetto sacerdotale è rappresentato dal sacerdote, per il suo aspetto di vittima, da chi è rappresentato nella messa come vittima? Dalle specie eucaristiche, il pane e il vino, lo rappresentano in quanto vittima. Questo è il grande mistero della messa ed è il grande mistero, carissimi fratelli, anche della figura speciale del sacerdote cattolico, il vero sacerdote. Non esiste un'altra figura simile tra i protestanti. Quando mi dicono i sacerdoti dovrebbero sposarsi come fanno i pastori protestanti, ma i pastori protestanti non sono sacerdoti. Il paragone non regge. Potremmo eventualmente paragonarli con dei catechisti, forse sì, ma i protestanti non hanno la messa come sacrificio, hanno una sorta di messa solo come ricordo e nient'altro. Per loro non è né sacramento né sacrificio e non ci sono sacerdoti. Pertanto l'argomento è proprio peregrino. Come fa del resto una persona come sacerdote cattolico che si presenta nella messa al cospetto di Dio Padre a rappresentare Gesù Cristo e a rappresentare la Chiesa, a essere anche sposato, deve per forza essere consacrato. E non può essere la messa una semplice parentesi nella sua giornata, dopodiché torna a fare le cose di sempre. E non può essere un mestiere il sacerdote, questo lo capite bene tutti, e veramente non riesco a capire come anche gli altri non ci siano arrivati. Sia lodato Gesù Cristo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.